130 gli interventi per liti in famiglia dal 1 gennaio al 31 ottobre di quest'anno. 76 di questi sono confluiti nell'applicativo Scudo del portale del sistema informativo Interforze, fanno sapere dalla Questura Nissena, che consente di evidenziare i precedenti interventi degli equipaggi nei confronti di vittime di lite o violenza, anche nei casi in cui non sia stata proposta denuncia o querela. In 46 casi sono state inviate informative all'autorità giudiziaria per codice rosso, la procedura di legge che prevede un intervento immediato delle autorità competenti. Infine, si precisa ancora, il questore ha emesso 6 provvedimenti di ammonimento, 4 per stalking e 2 per violenza domestica. Questi dati che vengono evidenziati dunque dalla Questura Nissena, che ha aderito alla campagna Orange the World, promossa da UN Women e sostenuta anche dal Sor Optimist, e lo ha fatto attraverso l'illuminazione architetturale di colore arancione dell'edificio di Via Catania, proprio nel giorno in cui si accendono i riflettori sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne, un tema che è stato affrontato anche con gli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Sebastiano Mottura. Questa mattina infatti si è svolto un incontro con la Polizia di Stato, che da tempo promuove una campagna permanente contro la violenza di genere, questo non è amore. Oggi il Mottura ci ha coinvolti in questa battaglia civile che la Polizia di Stato combatte da anni. Si ricorda il fenomeno della violenza sulle donne allo scopo di prevenirlo e di combatterlo. Ed è questo lo scopo che ogni giorno la Polizia di Stato persegue, e lo persegue con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, strumenti che garantiscono la tutela delle donne, ma a monte anche il coinvolgimento del presunto maltrattante in percorsi di recupero e di reinserimento sociale. L'obiettivo è quello di intervenire in una fase embrionale, valutare quando si può intervenire in una fase preventiva e quando si è già in una situazione rispetto alla quale bisogna investire organi quali la magistratura per l'attivazione di quello che ormai purtroppo è diventata una cosa molto frequente, che è quella del codice rosso. Educare, sensibilizzare e informare i giovani, il titolo dell'incontro moderato dalla referente per la legalità dell'istituto, Grazia Augello. In occasione della celebrazione della giornata internazionale contro la violenza perpetrata nei confronti delle donne e dei minori, il nostro istituto ha voluto ancora una volta essere presente, prospettando appunto ai nostri ragazzi delle relazioni importantissime e necessarie, come quella della dottoressa Latino, che è la dirigente della Polizia di Stato, che ha relazionato sul codice rosso, dell'avvocato Iacona, che invece ha prospettato dal punto di vista della difesa, anche la necessità, ecco, di capire la criminologia nei confronti dei maltrattanti affinché questi non perpetrino più appunto questi efferati delitti. E ha relazionato anche l'avvocatessa Anatraxia del Centro Antiviolenza Galatea, che invece prospetta appunto agli alunni, alle nuove generazioni, come potersi approcciare appunto a questi centri territoriali importantissimi di prima accoglienza, che svolgono una funzione sociale, ecco, di grande importanza.